Il piano operativo sanitario predisposto dal commissario ad acta, nonché presidente della giunta regionale Paolo Di Laura Frattura, a parere delle organizzazioni sindacali ANAO e FIS del Molise, di fatto privatizza la sanità pubblica e alimenta la sanità privata. Una situazione che ritengono insostenibile e non opportuna, perché non tutela affatto il diritto costituzionale che riconosce la tutela della salute e delle cure per tutti i cittadini. Un piano che non garantisce i livelli minimi di assistenza per gli abitanti del Molise, i quali, a causa del debito sanitario prodotto da cattivissime gestioni e da scelte totalmente sbagliate, pagano tasse regionali ai livelli massimi che non trovano eguali nel resto d'Italia. Per queste ragioni le organizzazioni sindacali decidono di passare all'attacco, cercando un rispetto dei percorsi pubblici che non traspare dalla predisposizione del piano operativo. Proclamano lo stato di agitazione del personale ASLEM per una mobilitazione necessaria e di vitale importanza. Bisogna riportare al centro della salvaguardia il cittadino, ogni cittadino di questa regione, perché non si può mortificare il ruolo della sanità pubblica scegliendo di premiare i percorsi della sanità privata che muove esclusivamente nel segno del profitto. Dobbiamo dunque aspettarci nei prossimi giorni di certo qualche sciopero e, pur nel rispetto delle regole e delle leggi, sicuramente qualche disagio.